Le amministrazioni che possono partecipare al premio Open Gov Champion sono tutte, dalle amministrazioni centrali, agli enti di ricerca, alle scuole, agli enti locali. Tutte le amministrazioni sono chiamate a candidarsi alla terza edizione di questo premio. È importante perché le amministrazioni italiane di tutti i livelli e di tutti i temi sono in grado di realizzare innovazione in maniera efficace ed effettiva. Già la prima edizione di questo premio lo ha dimostrato chiaramente. Speriamo che con la terza edizione questo emerga ancora di più. Il tema dell'innovazione legato ai processi di apertura è un tema molto importante, perché i processi di apertura, grazie soprattutto alla digitalizzazione, riescono a portare l'amministrazione su una nuova frontiera di trasparenza, di partecipazione, di dialogo, di confronto, e quindi effettivamente il premio vuole andare a riconoscere quelle esperienze virtuose che si realizzano a tutti i livelli. Abbiamo ritenuto di utilizzare la formula che abbiamo già impiegato per la prima edizione di 2 anni fa, e il cuore di questa formula è sostanzialmente quello che vede le associazioni della società civile, quindi le associazioni che rappresentano i cittadini sulla frontiera dell'apertura dell'amministrazione, a valutare le candidature. Quindi è effettivamente il premio un esercizio di dialogo, anche se a distanza, tra amministrazioni e società civile. Questi progetti devono essere chiaramente innovativi, devono aver già permesso alle amministrazioni di avere dei risultati concreti, quindi andiamo a cercare anche i risultati, gli impatti, e devono avere anche, diciamo, una caratteristica di replicabilità, cioè devono poter consentire alle altre amministrazioni, a coloro che, diciamo, assistono all'evento del premio, di poter attingere dalla bontà delle esperienze presentate per potersi ispirare ovviamente ad innovazioni che a loro volta possono fare.